Buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito. Allora io faccio servizio al ROS, al raggruppamento operativo speciale. Il ROS si occupa di indagini complesse su criminalità diciamo molto strutturata, di natura organizzata, quindi tipicamente le mafie, e terrorismo, quindi di natura internazionale o interna. Nell'ambito del supporto alle indagini che fa il ROS, quindi in questo contesto, il mio reparto, il reparto indagini telematiche, nato nel 2015, si occupa del supporto in tutti i casi in cui interviene la tecnologia. E quindi praticamente sempre, diciamo così. Quindi noi ci occupiamo di supportare l'indagine tutte le volte in cui il sistema informatico telematico può essere sia fonte di attacco, quindi sorgente, destinazione, quindi per esempio anche negli attacchi informatici ci occupiamo anche di ransomware, qualche volta siamo occupati anche di ransomware, oppure come transito, quindi per esempio tutti i dati che possono essere trovati sia su dispositivi fisici o dispositivi diciamo virtuali. Sempre di più le informazioni stanno nel cloud e la perquisizione tradizionale viene sempre di più integrata dalla perquisizione anche informatica, perché questo evita tutta una serie di attività complesse erogatoriali che portano molto, molto tempo. Quindi quello che si riesce, avendo un'informazione di contesto di indagine, a recuperare perquisizione durante, naturalmente può essere immediatamente utilizzato e può entrare nell'indagine. Quello di cui noi ci occupiamo è questo. Facciamo open source intelligence, quindi per profilare all'inizio dell'indagine gli elementi e i soggetti di interesse. Ci occupiamo di cyber security sia in versione cosiddetta difensiva, perché abbiamo un sistema informativo piuttosto strutturato, organizzato su 30 sedi in Italia, che sono sezioni e reparti anticrimine, e anche ovviamente in fase un po' più d'attacco, per i cosiddetti accessi autorizzati, nel caso in cui i sistemi informativi di interesse, che possono portare, sono interesse per l'indagine, abbiano una forma di valutazione di attacco. Facciamo digital forensics, facciamo analisi dei canali di comunicazione, soprattutto per quanto riguarda il traffico, anche se il traffico al giorno d'oggi, come sapete, è cifrato, però è possibile rilevare sempre delle informazioni importanti che fanno profilare i soggetti di interesse. Per esempio, le comunicazioni tra i peer di WhatsApp potrebbero essere una cosa interessante, e fa scoprire per esempio gli indirizzi IP dei peer di una comunicazione. Quindi poi facciamo inter investigation, che è sostanzialmente la possibilità di recuperare da un post offending su Facebook, arrivare col percorso a ritroso all'indirizzo IP, quindi tramite richiesta all'autorità giudiziaria, per arrivare a un contratto possibilmente derivante da una connessione fissa o mobile. E poi ci occupiamo di bonifica informatica. Bonifica informatica è sempre molto importante, quindi la ricerca di malware. Questo lo facciamo sia in laboratorio con strumenti sia open che commerciali cosiddetto, e la facciamo anche sul campo, per esempio molto interessante, per esempio l'analisi della comunicazione del telefono, tipicamente sono telefoni, usando strumenti tipo NetOpenG, che dando lo spacchettamento del traffico, quindi la percentuale client server, immediatamente spesso ci fa capire, per esempio, se c'è un traffico che al 99% è client oriented ed è qualcosa che sta cercando di esfiltrare i dati. Questo si vede piuttosto velocemente. Va bene, questo è il nostro protocollo operativo. Lo facciamo sia nelle indagini indirette che dirette. Comunque le indagini indirette sono quelle che si fanno lontano, non sulla scena del crimine, possono essere mutuate dall'AG, come vi dicevo, il tracciamento, quindi quello che porta all'indirizzo IP, la perquisizione informatica, il sequestro di dati, oppure anche l'iniziativa, per esempio la richiesta di preservation di un profilo Facebook, piuttosto che tutta l'attività informativa per quanto riguarda l'OSINT. Ci occupiamo di Crime as a Service oggi, e parleremo di criptofonini,
Perché? Perché il crime as a service, lo sapete, insomma, la denominazione deriva un po' dal mondo del cloud, as a service perché ci sono organizzazioni criminali che invece che sviluppano strumenti e mettono a disposizione di altre organizzazioni questi strumenti, che possono essere per esempio una piattaforma di phishing piuttosto che di ransomware, con dietro pagamento di un noleggio, quindi questo di un canone spesso. Quindi questo ricorda molto il paradigma di business del cloud computing. Partiamo, diciamo, dal perché ipotizziamo un crime as a service, proprio perché ci sono state delle indagini. Per esempio quella più importante che c'è stata ultimamente è stata l'anno scorso ai danni della piattaforma Sky Global e dei prodotti dei telefoni che si chiamavano Sky CC. Quindi, diciamo, il Gran Giurì della California ha indagato ufficialmente i gestori e i produttori i responsabili di questa azienda Sky Global, proprio per aver coscientemente e scientemente impedito il monitoraggio delle comunicazioni mediante la vendita di apparati, il monitoraggio delle comunicazioni alle forze di polizia. E naturalmente, insomma, se leggete il documento capite che non c'è soltanto questa attività di favoreggiamento, ma le accuse sono molto pesanti, perché si sfocia anche nel narcotraffico. Però diciamo che c'è sempre di più interesse delle autorità giudiziarie in tutto il mondo per chi sviluppa questo tipo di soluzioni, che naturalmente ovviamente è da dimostrare in caso per caso, perché naturalmente la difesa dice sono strumenti che servono per la privacy e nulla questo fino a quando non venga dimostrato il contrario. Fatto sta che ci sono state varie indagini. Per esempio il 9 marzo scorso c'è stato un action day fatto da una JIT, quindi da un joint intervention team olandese, belga e francese, che ha scardinato e ha portato a moltissimi arresti in Europa, proprio perché è riuscito in qualche modo a penetrare la piattaforma. Questa cosa ha portato al disvelamento delle comunicazioni che fino allora erano considerate inviolabili, e ha portato moltissimo materiale a disposizione delle autorità giudiziarie di tutto il mondo, delle polizie di tutto il mondo, che hanno dato un grosso contributo alle indagini. L'anno scorso c'è stata l'attività sull'altra piattaforma cifrata, cosiddetti telefoni EncroChat, e l'anno prima ancora sui cosiddetti Phantom Secure, questa azienda che produceva questi telefoni è stata sospettata di sostenere e aiutare il cartello dei narcotrafficanti messicani. Quindi ogni anno viene scardinata più o meno un'organizzazione di questo genere. Le indagini sono molto complesse per riuscire ovviamente dal punto di vista tecnico ad arrivare a qualcosa, però quello che stiamo vedendo è che ogni anno più o meno una società di queste finisce nel mirino dell'autorità giudiziaria. Sky CC era piuttosto importante, 170.000 utenti, un modello di business ad abbonamento, quindi si riusciva ad avere un telefono di base che poteva essere iPhone, Android o BlackBerry, e uno scambio di 3 milioni di messaggi al giorno. Perché funzionava la piattaforma? Perché ha smesso di funzionare Sky CC, l'ha smesso il giorno in cui BlackBerry ha deciso di interrompere i servizi di Unified Endpoint Management, perché questi telefoni funzionano come se fossero dei telefoni aziendali che vengono ardenizzati, per così dire, mediante una policy, per cui da una piattaforma centralizzata che può stare sia on-premise che nel cloud, i telefoni vengono assolutamente blindati, quindi l'utente praticamente non può fare null'altro che utilizzare il software che è stato utilizzato, che è presente per la comunicazione. Quindi questo semplifica moltissimo la gestione della sicurezza del telefono, perché non è che ogni telefono è abbandonato a se stesso, ma riceve aggiornamenti continui come fanno le macchine Windows che stanno in un dominio tramite policy. Quindi si possono deliberare tantissime cose, tra cui per esempio le VPN, quindi il telefono comunica in VPN esclusivamente col server della società, non può fare altro, non riceve telefonate, perché spesso hanno SIM che sono di tipo machine to machine, in cui la parte audio è assolutamente disabilitata.
altre caratteristiche, la possibilità di disabilitare tutto quello che possa condurre a una localizzazione, GPS, la porta USB serve soltanto per, diciamo, per ricaricare. Non si possono mettere SD di natura esterna, e la comunicazione avviene esclusivamente, scusate, faccio così magari si sente meglio, tramite app che sono ovviamente cifrate, con, tra l'altro in questo caso con nel caso di SketchUC con applicazioni che utilizzano curve ellittiche, quindi diciamo piuttosto pesanti. Quindi diciamo esiste un'applicazione che sfrutta le curve ellittiche sopra la VPN, quindi diciamo abbiamo l'encryption su un canale già cifrato, quindi potete immaginare la difficoltà. Poi ci sono altre sicurezze, altre misure di sicurezza che possono essere per esempio il cosiddetto panic code, quindi se la persona, diciamo, l'utilizzatore viene chiesto di consegnare il telefono, di sbloccarlo, inserisce questo panic code che cancella tutto. Oppure si cancella tutto, diciamo, se il telefono per esempio non vede la rete per un po' di tempo. A noi personalmente è successo, abbiamo messo il telefono dentro la gabbia di Faraday per evitare interferenze esterne e il telefono si è completamente resettato, perché dopo un po' lo fa. Il sistema operativo fa controllo di integrità sul file system, proprio per vedere se c'è qualcosa di strano, quindi se magari qualcuno, per dire, ha inserito un captatore informatico. Quindi ci sono tantissimi controlli, anche molto avanzato. Per esempio, immaginate che la possibilità di anonimizzare, di cambiare l'email e l'IMSI sulla rete, quindi diciamo di creare un qualcosa di identificativi del telefono e della SIM completamente fake, la possibilità addirittura di rilevare le fake BTS che possono essere utilizzate per prendere in carico il telefono, la macchina, diciamo, il software è in grado di fare anche questo. Quindi diciamo sono telefoni che dal punto di vista della sicurezza sono parecchi. Questi sono tre telefoni che diciamo sono visibili su internet, ovviamente nessuna implicazione viene fatta sulle società che li rappresentano e che li vendono, sono esempi tratti da internet. L'unica cosa che ovviamente notiamo è che per esempio nel caso dell'X-Phone la mail di contatto sta su ProtonMail. Quindi già questo uno fa capire che sicuramente sono sensibili alla privacy, però non è esattamente la policy che normalmente fa un'azienda, ecco, di avere punti di contatto su ProtonMail. Gli scenari di impiego inizialmente erano utilizzati da in maggior parte, ovviamente non sono, ripeto, non ho la mero utilizzo configura reato, ma è chiaro che è stato dimostrato che vengono utilizzati soprattutto in larga parte dalla criminalità. Prima supporto alla latitanza al narcotraffico, poi chiaramente attesa il basso costo tra virgolette di accesso alla piattaforma, parliamo di un migliaio di euro a ogni sei mesi, ovviamente sono stati utilizzati anche da criminalità di un po' più basso rango. E quello che vedete lì è una delle ultime attività che sono state fatte, queste dell'8 febbraio, sono stati arrestati dei narcotrafficanti a Modena, operazione congiunta tra polizia e carabinieri, utilizzando anche i dati delle chat di SkyCC che ovviamente si pensavano, almeno i criminali pensavano che fossero invulnerabili. Quindi mi avvio alle conclusioni. Sicuramente la privacy è un diritto, l'anonimizzazione è un diritto, però è evidente che esiste, visto che, come abbiamo detto, esiste un'indagine all'anno su una di queste società, è evidente che c'è una certa connessione tra qualche società e il favorire l'impossibilità di carpire la comunicazione da parte della polizia e dei carabinieri e comunque in generale dell'autorità giudiziaria. Quindi è chiaro che va vista volta per volta, però in certi casi, almeno dal punto di vista dell'accusa, si configura il crime as a service, almeno ipotizzato dall'accusa.
E l'ultima cosa, naturalmente, essendo indagini estremamente complicate da fare, serve sempre esiste la necessità di fare squadra, soprattutto a livello europeo, e di avere la possibilità di formare gli operatori di polizia che devono essere ovviamente in grado di mantenere competenze su diversi fronti, sempre allo stato dell'arte. Io ho terminato.